Questa è diventata la latrina della città. La città è lasciata veramente in un water pubblico, un cesso pubblico, dove l'amministrazione comunale non fa nulla per tutelare i cittadini e lo schifo che ci sta intorno. Oggi siamo qua simbolicamente a dimostrare che cosa c'è. Lì dietro, dietro le vele, c'è uno sporcizia, c'è escrementi di tutti i tipi lasciati da Barbanera e quant'altro, e bivaccano qua tutto il giorno. Un water con tanto di carta igienica ed escrementi all'interno, in piazzale Donatori di Sangue a Mestre, una delle zone più degradate e preferite dagli accattoni. Una protesta in tema con il carnevale, messa in scena da prima al Veneto Punto per lanciare un chiaro messaggio all'amministrazione comunale. Questa zona della città è degradata come un gabinetto pubblico. Orsoni ha ignorato gli appelli di prima al Veneto Punto di questi anni. Qui la gente viene a urinare, a fare i propri bisogni, ci sono accattoni a qualsiasi ora del giorno o della notte. L'amministrazione deve intervenire. E se l'appello della politica non basta, arrivano i cittadini a rincarare la dose. Bisognerebbe veramente fare qualcosa, ma urgentemente anche, perché si vede a volte anche litigi furibondi e la gente ha anche paura a passare, insomma, capito come. Comunque questo lo stavo leggendo perché è proprio interessantissimo e d'altra parte i politici, quelli che naturalmente, il sindaco, quelli che naturalmente hanno la possibilità, devono veramente fare qualcosa. Prima che per Mestre sia la fine. Orsoni dovrebbe spiegarci che prospettive ha per questa città, perché se mancano parcheggi, se noi lasciamo in queste condizioni indecenti il centro di Mestre, si è visto negli ultimi 10 anni la piazza si è completamente spopolata. Se noi lasciamo delle zone di degrado così, la gente a Mestre non verrà più. Allora, se Mestre sta diventando un cesso, come abbiamo appunto mostrato, nei prossimi anni dovrà diventare un cimitero. Orsoni ci spieghi questa cosa.